Fra i target che possono essere colpiti dai fenomeni di cambiamento climatico vi sono anche le imprese, le attività produttive. Per il progetto Iris è stato particolarmente importante focalizzarsi su questo bersaglio, perché questo bersaglio ha diciamo degli aspetti di rilevante interesse in considerazione alla specificità dei rischi a cui è esposto. È stato importantissimo nel progetto pensare quindi nella prima fase ad una valutazione che consentisse di identificare chiaramente i rischi che le organizzazioni produttive, diciamo, corrono nell'esporsi al cambiamento climatico, e dobbiamo dire che questi rischi sono di natura molto diversa da quelli che siamo abituati a considerare per i territori, per le pubbliche amministrazioni. I rischi riguardano normalmente due aspetti: da un lato l'azienda che viene colpita da fenomeni estremi sul territorio, e quindi le strutture aziendali vengono compromesse; dall'altro, forse ancora più interessante in prospettiva, il modo in cui i cambiamenti climatici incidono sulla filiera di approvvigionamento dell'azienda, compromettendo le sue possibilità di sopravvivere sul mercato in alcuni casi, perché vengono a mancare materie prime che invece sono essenziali per garantire la qualità e la continuità della fornitura dei prodotti sul mercato.